Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova intervista di GV Explorer. Oggi siamo qui per scoprire qualcosa in più sui viaggi di Maurizio De Biasio e quindi facci sapere qualcosa in più, parlaci un po' di te, chi sei, cosa fai, che viaggi hai fatto. Ciao ragazzi, mi chiamo Maurizio De Biasio, sono di Sicile, Pordenone. Da 30-35 anni viaggio in moto, prima con un Aguzzi, ora con un Kawasaki e ho un po' toccato tutti i continenti, anzi, realmente li ho toccati tutti. Ma c'è ancora molto da vedere. Bene, come hai affrontato questo momento che abbiamo passato di recente? Ti ha scombussolato i piani? Sei riuscito a continuare per la tua strada? Questo è un periodo, è stato un periodo molto particolare della vita di tutti noi. Io, come un po' tutti, l'ho trascorso a casa e quindi mi sono concentrato un po' sulle mie passioni, ho preparato le mie moto, ho lavorato un po' sui viaggi che ho fatto, sui filmati, quindi mi sono preso questa pausa forzata per dedicarmi ai miei hobby. Viaggio in primis e le mie moto. Quando pianifichi un itinerario, hai un tuo metodo specifico di agire oppure vai più di getto? No, di solito quando creo un viaggio, innanzitutto nasce nella mente. Quindi da magari una fotografia, un'immagine, una canzone, qualsiasi cosa che mi crea curiosità e da quello poi comincio a elaborare il progetto di fattibilità, il progetto anche economico, il progetto che riguarda la moto e per poterlo portare avanti, però con uno studio su guide turistiche, carte geografiche, internet, quindi non proprio a braccio. Infatti, hai organizzato dei viaggi sempre più lunghi in questi ultimi anni, partendo dall'Iran per poi arrivare un pochino oltre a Samarkanda, per poi fare il Pamir, la volta dopo il Nepal e l'ultimo giro fino in Giappone, in un unico viaggio. Cos'è che ti spinge ad andare sempre più avanti? E cosa farai adesso che sei arrivato nel punto più a est possibile? Ti spinge di andare avanti la curiosità perché i viaggiatori, tu lo sai bene, sono degli esseri curiosi, vogliono vedere, scoprire, quindi la curiosità soprattutto dell'Asia, dell'est in questi periodi mi ha coinvolto in particolar modo. E certo, una volta raggiunto il Giappone, quindi l'ultimo baluardo più adesso possibile, cosa si può fare? Si ricomincia. Esatto. Adesso per quest'estate, come tutti, diciamo, sarà obbligatorio viaggiare in Italia, non ci sarà possibilità di spingersi molto lontano. Hai già un'idea, un itinerario in testa? Hai già reindirizzato i tuoi piani di quest'anno? Che piani avevi per quest'anno? Perché sappiamo che tu ogni anno hai dei piani segretissimi per fare nuovi viaggi. Quest'anno, come hai detto te, Luca, rimarrò in Italia, credo come molti, tutti penso i viaggiatori, e anche per uno scopo così, diciamo, tra virgolette, benefico per spendere gli euro che avremo in tasca se ne avremo in Italia, per contribuire un po' alla nostra economia. Questo è un mio pensiero personale, strettamente personale. Poi, siccome di euro non ne ho, pensavo di venire a casa tua. Quando vuoi, siamo qui. Quindi, no, pensavo comunque di fare un giro, non ho un programma, probabilmente andare effettivamente anche a visitare qualche amico viaggiatore, potrebbe essere l'occasione di.
per cui per una volta non organizzi minuziosamente il viaggio, ma vai un po' a braccio. Per una volta vado effettivamente a braccio, esattamente. Ok, perfetto, grazie mille del tempo che ci hai dedicato. Salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo e ci vediamo alla prossima intervista. Grazie, grazie Luca, grazie Gigi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.